Già nella primavera scorsa, quando furono annunciati i licenziamenti, divenne evidente che le sedi di Palermo, Roma e Napoli sarebbero state legate da un destino comune. L'accordo siglato a maggio tra aziende e sindacati con la mediazione del governo aveva evitato quasi 3.000 licenziamenti, ma a distanza di 5 mesi quell'accordo è diventato carta straccia. Almaviva chiuderà le sedi di Napoli e Roma per un totale di 2.511 dipendenti che perderanno il posto, 1.666 solo nelle sedi romane, e c'è anche chi in quell'azienda ha lavorato per oltre 10 anni, come ha ricordato una dipendente durante Mattino Nair, condotto da Vincenzo Canzone. Dal 2000. Sono quasi 17 anni, quindi sono un po' cresciuta, mi sono costruita quella che è la mia vita adesso, perché comunque ho 38 anni, quindi ho due bambine, insomma ci siamo costruiti tutti quanti un po' una famiglia, un futuro, no? Ma ad oggi non c'è nessuna controproposta. L'azienda dice che chiude perché non sostiene più i costi per il discorso dei costi del lavoro. E vi manda a casa. Non se già ci fossero il rispetto delle norme sulla delocalizzazione, sulle clausole sociali che comunque sono state inserite, probabilmente sarebbe un po' governato il problema che stiamo vivendo noi. L'incontro al Ministro dello Sviluppo Economico è fissato per le prime ore di questo pomeriggio. Al centro anche la vicenda delle sedi di Palermo e del trasferimento di circa 400 lavoratori entro dicembre a Rende, in Calabria, con uno stipendio da 700 euro, una decisione che equivale, hanno sempre ricordato i sindacati, a un licenziamento. A distanza di quasi 5 mesi dalla firma dell'accordo, ormai diventato inutile, una soluzione della vertenza sembra essere più che lontana.